incontravamo per tanti motivi. E ieri avevamo lavorato molto, tantissimo, e in prospettiva solo ed esclusivamente la partita contro il Savoia. Però pronti e via, dopo 10 minuti abbiamo subito 2 euro gol da parte loro. È chiaro che a quel punto tutto era in salita. Paradossalmente io ho visto la squadra giocare sempre palla a terra, con buonissimi fraseggi, con ottime manovre. È mancato un po' nelle due fasi quel guizzo in più, in fase offensiva nel cercare di far male, in fase difensiva, anche per la formazione che ho schierato oggi, qualche indecisione di troppo. Però insomma, noi serviva questa gara sì per cercare sicuramente di portare a casa anche la qualificazione, però se devo essere obiettivo, onesto, non parlerei né di debacle né di pesante sconfitta, perché a mio avviso, per quello che ha fatto anche la squadra del secondo tempo, insomma, meritava qualcosa in più. Parlerei più di una gara che abbiamo dovuto, tra virgolette, fare, ma la testa non lo nasconde che è solo ed esclusivamente a domenica. Nella partita di oggi dovevo stare attenti agli infortunati, ai mezzi infortunati, a, quindi le difficoltà poi quando hai una rosa così ristretta aumentano, però insomma, la verità è che in testa c'ho la partita di domenica ed è quella alla quale sto pensando. Ma io credo che oggi si siano viste le difficoltà di Perucchini, di Pizzuti, di Viviani, dello stesso Fall, non so, di Galli, di Tabbiani, voglio dire, giocatori che in questo periodo hanno giocato poco, sono chiamati a giocare e hanno fatto più fatica, molta più fatica rispetto ad altri. Però questa partita mi ha ulteriormente dato ancora indicazioni, se ce ne fossero bisogno, di averle. E basta, adesso pensiamo solo al Savona, che secondo me è l'unico obiettivo che dobbiamo avere in testa e che non possiamo fallire. Di contro avevamo anche, voglio dire, Lomezzane, che ha schierato anche una squadra, credo, fatta perlomeno di 7 undicesimi titolari, e giocavamo in casa loro, quindi non dimentichiamoci neanche queste cose, perché forse anche questo, per i valori che c'erano in mezzo al campo, insomma, e i due gol che hanno fatto non sono un caso per la qualità, per la differenza di qualità tra la nostra squadra e la loro. Fall purtroppo è questo, Marcello. Fall, ti aspetti una partita che ti dia, che faccia cose che sono nel suo potenziale e altre meno. Fall è un 91 che va migliorato, che va lavorato e ci vuole pazienza. Lui ha grandi potenzialità, forse gli manca un po' di continuità. Questi sono ragazzi che ti fanno una partita fatta bene e l'altra devi aspettare di tutto, però insomma, d'altronde è anche normale, voglio dire, Conti è un centrocampista in questo momento adattato a fare il difensore centrale, quindi non è che ti puoi aspettare da lui che ti risolva i problemi difensivi.